Mentre l'Ascoli è proprio il DNA di Pillon. È una squadra seria. Ha vinto un altro premio, Alfredo, scusa se ti interrompo. Sì, ha vinto il premio Scopigno. Bravo, intitolato al grande Magno Scopigno. Ma se li merita tutti questi premi. Se li prende tutti lui, però non lascia lui è un allenatore, Pillone è un allenatore proprio concreto, serio, ha tolto l'Ascoli fuori dai guai, continua ad ottenere dei risultati importanti, è fuori dalla mischia, la squadra continua a lavorare, sono contento per Pillone. L'unico difetto di Pillone sai qual è, Alfredo? Sì. Siccome ho fatto il corso, no? E io vedevo quando andavo a fare il corso che lui era molto bravo. E facevamo tutti e due il campionato di C1, no? Io allenavo la Carrarese e lui allenava il Treviso. E io la prima partita di campionato giocai a Treviso, feci 1-1 in maniera molto fortunosa. Gli dissi, guarda, e la domenica dopo lui mi sembra che persi a Prato. E io gli dissi, guarda che tu vai in Serie B, vinci questo campionato. E lui dice, guarda, se vai in Serie B mi devi regalare un fucile, no? E lui mi ha detto, sì, te lo regalo. Poi lui andava in Serie B, ma il fucile non me l'ha regalato. Quindi l'unico difetto di Pillone è che è tirchio. Allora, è molto bravo, ma è tirchio. 4-5 premi fino a giugno, Pillone, questo fucile regaliamoglielo a Braga. No, ma sono passati troppi anni. Si tratta di 96. Non è solo fucile. No, oramai non lo vorrei più. No, niente. Oramai non lo vorrei più perché era bello se lui avesse riconosciuto in quell'attestato di stima il fatto che io glielo dicevo perché veramente lui era bravo. Ma purtroppo il fatto che lui è talmente tirchio che non ha apprezzato neanche questo. Caro Baby, vinci tanti premi, però c'hai i braccini corti, come sì, si dice. Lui è un grande allenatore, bravissimo, però i braccini sono molto corti. Sono molto. Dovevi fare quel regalo a Silvio Baldini che ti aveva pronosticato una grande carriera, soprattutto la promozione del Treviso in Serie B.